Ciao mamme, mi chiamo Roberta e sono un'ostetrica. Questo che voglio farvi vedere è invece un dischetto termogel. Quando può essere utilizzato? In caso di ingorgo. L'ingorgo che cos'è? È quando il seno appare rigonfio, edematoso, arrossato. Ci può essere un leggero rialzo della temperatura non superiore ai 38 gradi, ma a differenza della montata lattea, durante l'ingorgo il latte non riesce a fuoriuscire. È importante quindi fare degli impacchi caldo-umidi alternati a degli impacchi freddi. L'impacco caldo-umido può essere quindi effettuato posizionando il dischetto termogel all'interno di una pentola di acqua calda piuttosto che in microonde, mentre l'impacco freddo può essere effettuato posizionando il termogel all'interno, ad esempio, del frigorifero piuttosto che del freezer. Nel momento in cui mi accorgerò di avere questo ingorgo, quindi anche al tatto il seno apparirà ingrumito, quindi sentiremo anche la presenza di piccoli noduli. Cosa dovrò fare? Dovrò quindi posizionare prima l'impacco caldo direttamente sul seno, dopodiché potrò fare un leggero massaggio o spremitura del seno, favorendo quindi la fuoriuscita del latte, e successivamente effettuerò l'impacco freddo. L'impacco freddo invece mi permetterà di ridurre il gonfiore, l'edema e l'infiammazione. Mamme, io vi ringrazio. Da oggi più consapevolezza, meno ansia. Per qualsiasi informazione potete visitare il sito www.spio.it. Vi saluto e a presto!